sicuramente avevamo sulla panchina un allenatore bravo, non è che tiravamo l'ultima ruota del carro. Quindi, però è chiaro che se un allenatore convocato non si presenta, anche per rispetto dei giocatori, di chi invece si è presentato, mi sembrava il minimo che una società potesse fare, se no vuol dire che diventiamo il palo della cuccagna, qua, non è possibile. Quindi su quello non si torna indietro, di quello volevo. Ma noi in questo momento, siccome stiamo valutando delle cose nostre, in questo momento particolare l'allenatore è l'ultimo dei problemi. In questo momento. Di rischiare di scommettere ancora su profili, per carità, magari preparati, come Brocchi e Nesta, però con poca esperienza. Ma io ve l'ho già detto in altre circostanze, sono allenatori con molta più esperienza che sono subentrati in corsa anche in questo campionato e stanno facendo malissimo, o quelli che magari erano considerati ultimi della classe e stanno facendo benissimo, per cui non è che esperienza o non esperienza, ci vuole un po' di tutto. E qualcosa faremo non significa toglieremo il tecnico, quindi qualcosa faremo saranno delle decisioni della società. Quindi si va avanti con Epifani? Potrebbe anche andare avanti Epifano, come potrebbe magari la società prendere qualche altra decisione anche dal punto di vista dei giocatori e dal punto di vista dell'allenatore stesso. Ieri però a Brescia al 91esimo abbiamo visto un Massimo Epifani piuttosto rassegnato. Ma non è rassegnato Massimo, Massimo è dispiaciuto perché è pescarese e quindi questa maglia ce l'ha attaccata alla pelle, quindi sicuramente immaginava dei risultati diversi in questi 5 incontri che ha giocato. Sicuramente è stato molto sfortunato Massimo, perché in almeno 4 di queste partite poteva raccogliere di più e oggi staremo a parlare di un'altra esperienza di Massimo su questa panchina, però purtroppo il calcio è così. No, se dovessimo arrivare a una decisione la prendiamo in maniera tale che al rientro si possa ricominciare a lavorare già con la decisione presa. Se non dovessimo prendere la decisione vuol dire si va avanti così. Il presidente Sebastiani si è mai pentito di aver mandato via Zeman e chiamato Epifani alla luce degli ultimi risultati? No, io non sono assolutamente pentito perché ribadisco, la scelta non era tecnica ma era disciplinare e comportamentale, perché se qui ognuno pensa di poter fare quello che vuole vuol dire che la società è meglio che va via e ognuno fa quello che vuole, giocatori, allenatori, direttori, ognuno fa quello che vuole, non è così purtroppo che si gestiscono le società, quindi questa è stata una scelta dettata da quel momento, per cui non sono assolutamente pentito, anzi la rifarei, se non dovessi rifarla vuol dire che la società diventa meta di tutti quelli che vogliono fare quello che vogliono. Pescara non può essere una società così. C'è qualcosa, se c'è, che il presidente Sebastiani non rifarebbe? Ve l'ho già detto, se tornassi indietro non toglierei tanti giocatori che per scelte tecniche abbiamo tolto, non li toglierei, perché comunque sia questa era una squadra a mio avviso che poteva tranquillamente giocarsi questo campionato con tutte le altre. Se solo qualcuno non avesse cominciato a pensare che quello non può giocare, quell'altro non può fare la mezzala, quell'altro non può fare l'attaccante. Quindi purtroppo alle volte, ancora una volta, forse l'errore che abbiamo fatto è stare troppo dietro a quello che dicono gli allenatori. Gli allenatori devono fare gli allenatori. In questo momento così difficile, il presidente Sebastiani cosa si sente di dire alla piazza, ai tifosi, anche perché nelle ultime gare casalinghe si sono visti tanti larghi voti sugli spalti dell'Adriatico? Sì, ma Pescara, ragazzi, al di là di quelli che mi contestano, che però almeno ci sono, il resto Pescara è così, è sempre stata così, se le cose vanno bene lo stadio si riempie, se le cose vanno male ci sono quelli che veramente amano il Pescara, poi che a me mi contestino è un dato di fatto, ma comunque vogliono bene al Pescara perché ci sono, quindi solo per questo vanno ringraziati, poi contestano il presidente, va bene, l'importante è che aiutano la squadra. Nella lotteria dei playoff poi può vincere anche quello che arriva dall'ottavo posto, è la stessa cosa nei playout, se incontri una squadra che in quel momento sta meglio di te magari rischi di perdere la categoria, quindi noi dobbiamo fare di tutto per allontanarci il prima possibile da questa
posizione di classifica. La squadra si allenerà domenica, giorno di Pasqua, al pomeriggio al Poggio degli Ulivi. Era già previsto o è stata una decisione conseguente della sconfitta di Brescia? Era già prevista perché avevano 2 giorni di riposo e poi ritornava a allenarsi, anche perché poi la prossima settimana si gioca, quindi bisogna allenarsi.